Bene, adesso andiamo a realizzare le foglie. Per le foglie io utilizzo questa tonalità di verde e l'uncinetto è sempre il numero 3. Allora, iniziamo avviando ovviamente un cappietto in questo modo. Non lo stringo ma lo conto già come prima catenella e quindi in totale vado a lavorare 20 catenelle. Quindi questa è la prima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A partire dalla prima catenella da sotto all'uncinetto vado a contare una e due e entro appunto nella seconda catenella e lavoro una maglia bassa. Vado nella prossima e lavoro una seconda maglia bassa e ne lavoro in totale 4, quindi una in ogni catenella 3 e 4. Fatto questo andiamo a fare una mezza maglia alta carico il filo entro nella prossima catenella e chiudo insieme le tre asole adesso vado a fare due maglie alte una in ogni catenella quindi vado nella prossima e faccio la prima maglia alta carico Entro nella prossima catenella e lavoro la seconda maglia alta adesso andiamo a lavorare consecutivamente 6 doppie maglie alte quindi una in ogni catenella, avvolgo due volte il filo sull'uncinetto. Entro nella pr prossima catenella. E lavoro la prima doppia maglia alta. Quindi chiudo 2 chiudo due e chiudo le ultime due. Ricarico per ben due volte il filo sull'uncinetto, vado nella prossima e lavoro la seconda doppia maglia alta e faccio così per un totale di 6 doppie maglie alte terminate le sei doppie maglie alte, vado a ripetere praticamente quello che ho fatto qui all'inizio della riga. Però attenzione perché c'è un po' di eh, cambiamento sulla parte finale. Riparto con le due maglie alte, ovviamente sempre una in ogni catenella. Vado a fare la mezza maglia alta e nelle ultime due catenelle rimaste vado a lavorare due maglie basse, ovvero una in ogni catenella, quindi una e due. A questo punto vado a rientrare nuovamente nello stesso punto dove ho lavorato l'ultima maglia bassa, rientro e ne lavoro una terza. E siccome che questo è il punto di avvio e io non ho stretto l'asola, la vado a stringere adesso in questo momento. Fatto questo. Vado a girare il lavoro e adesso andiamo a ripetere la lavorazione anche su quest'altra parte di catenella. Quindi riparto nuovamente con la prima maglia bassa disponibile, vado nella prossima e lavoro la seconda maglia bassa disponibile. E poi procedo con la sequenza: una mezza maglia alta, due maglie alte, ovviamente sempre una in ogni asolina. E adesso qui vado a ripetere le sei doppie maglie alte, quindi avvolgo per ben due volte il filo sull'uncinetto, entro sulla solina, quella sottostante, e ripeto la prima doppia maglia alta. Procedo così fino a completare le restanti 5. Adesso procedo con le due maglie alte. Quindi vado nella prossima solina e lavoro la prima maglia alta, nella prossima vado a fare la seconda maglia alta, una mezza maglia alta. E concludo lavorando le quattro maglie basse che abbiamo qui nella parte sottostante della catenella. Quindi entro, lavoro la prima, la seconda, la terza e la quarta. chiudo agganciandomi sulla prima maglia disponibile con una maglia bassissima e vado a fare adesso l'ultimo giro di maglie basse quindi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia che abbiamo sul nostro lavoro parto facendo una catenella entro nella stessa eh, prima maglia disponibile e parto con un punto basso vado in quello successivo e ripeto il punto basso in quello successivo ancora e vado a fare così un punto basso per ogni punto che abbiamo sulla nostra fogliolina arrivata alla fine della riga vado a chiudere con un punto bassissimo sulla prima maglia bassa disponibile in questo modo La oh la stringo bene bene la solina, vado a tagliare il filo in eccesso, lo faccio passare attraverso la solina, stringo e poi vado a nascondere questo filo tra la lavorazione sulla parte del retro. Quindi ecco qua terminata anche la nostra foglia. Siccome che io questo progetto lo sto elaborando in questo momento non so ancora quante ne andrò a lavorare. Quindi io procedo con lo sviluppare il quantitativo delle foglie e poi magari nel prossimo step vi dirò quante ne ho realizzate io.